Quello che io vedevo che lei metteva in risalto su quella giostra che ha creato, che erano tutte insomma in mostra, in pose, e credo sia una condanna a un modo di porsi, però è la società che ti porta a fare questo, no? No, Mi sono un loro attimo. hanno tutti gli occhi chiusi quando fanno questo giro, li aprono soltanto alla fine, per cui è una sorta di viaggio anche interiore di come loro possono vivere la sessualità e invece l'immagine che viene restituita da chi guarda. Quindi in realtà lì c'è una doppia visione in contemporanea. Cioè, la visione che dici tu, che vedi tu, è una visione appunto L'esterno. esterna, che quindi appartiene a te. La visione che hanno loro è chiusa perché dentro di loro, perché stanno vivendo la loro sessualità o questo momento intimo all'interno, comunque chiudendo gli occhi, e quindi in una introspezione, chiamiamola così. Quindi c'è una doppia visione. Sembra che proiettino un immaginario Sì, che è è più un molto immaginario maschile, in maschile. effetti. Poi quando aprono gli occhi, stavo dicendo una parolaccia. Minchia! Come? Mi censuravo. No, nel senso, appunto, quando aprono gli occhi e quindi devono relazionarsi a chi le sta guardando. Però questo è interessante, Però secondo questo è anche un me. problema di comunicazione, se Questo. vogliamo, no? C'è un problema di comunicazione di fondo tra i due sessi. Secondo me, lei ha fatto bene a sottolineare questa cosa che ancora non era emersa chiaramente, degli occhi chiusi, no? Perché tutta la prima parte del video, che è molto breve, no? Però proprio nella sua brevità, secondo me, ha questa forza dirompente, sta nel fatto che lì vengono rappresentate una serie di figure femminili. Molto diverse l'una dall'altra. Se voi le guardate attentamente, adesso magari se abbiamo occasione di rivederle, è interessante rivedere, perché sono molto diverse l'una dall'altra. Possiamo semplicemente dire, per esempio, che queste figure femminili rispecchiano, diciamo così, il desiderio maschile. Non necessariamente. Alcune figure sono semplicemente nude, per esempio. Allora, non è che la nudità di per sé sia un Un mio fatto che amico figlia. si era innamorato di queste bambole. Sono affascinanti. Diciamo che sono tutte sessualmente accessoriate, diciamo, per Sì, usare un termine che avevi usato tu si era prima, no? innamorata di un Sono donne signore con una femminilità forse. molto evidente. Però, se poi le guardiamo una per una, e quando lei parlava di come loro vivono interiormente la propria sessualità, secondo me è interessante perché in realtà in questa sorta di situazione onirica ciascuna di loro fa emergere una dimensione della sessualità che è masturbatoria in alcuni casi, in diverse posizioni, che è un momento di ripiegamento su se stessa, no? C'è una figura sdraiata con la testa china e le mani sui capelli che ondeggia lievemente, c'è una figura che ha capo completamente coperto e si tiene il seno coperto. Secondo me la cosa interessante di questo video è che in realtà mette in mostra una sorta di multiformità del desiderio femminile, proprio in termini sessuali, non necessariamente correlato allo sguardo È maschile. una E nel giostra, momento. è una Sembrano giostra, quella è esposte, però fortissima, appunto quella secondo me immagine lì è perché fortissima. vuol andare verso un livello, diciamo, secondo me è una rappresentazione anche dell'infanzia del desiderio in un certo senso, no? Ma la cosa interessante secondo me è che loro nel momento in cui aprono gli occhi rimangono attonite, no? Cioè è nell'aprire gli occhi che in qualche modo viene svelato il loro desiderio, allora sì, sentono che c'è uno sguardo esterno che le immobilizza in questa posizione. Ma fino ad allora noi non sappiamo. Io sono d'accordo, no, che è molto difficile definire il femminile a un grado zero. Cos'è il femminile a un grado zero? Però d'altra parte si può dire lo stesso del maschile. Cos'è il maschile a un grado zero? Assolutamente, Cioè, quindi in realtà assolutamente. noi, nessuno di noi nasce mai, come dire, in un contesto che gli consenta di attingere al grado zero della propria identità, della propria sessualità, del proprio desiderio. Tutti noi nasciamo in un contesto che prescrive il nostro desiderio. Assolutamente, Quindi ma io quello che parlo voglio del medesimo dire è linguaggio, che noi eh. apparteniamo a questo, cioè quello che mette in mostra lei, Bellissimo. secondo me, è il nostro fatto che non solo
questo produce difficoltà, ovviamente, ma anche e ovviamente ne siamo prigionieri, ma è anche qualcosa di veramente difficile da superare, non solo su un piano socioculturale, ma su un piano biologico addirittura. Perché io credo che come animali sociali, dal momento che noi non siamo degli animali biologici, ma siamo sempre comunque animali socioculturali, noi non potremo mai fare a meno di essere condizionati da un'immagine del maschile e del femminile. Comunque. E in più, tenendo conto che all'interno di questa economia c'è il desiderio, giustamente lui lo poneva all'inizio, cioè una donna in qualsiasi contesto nasca e si muova, o un uomo in qualsiasi contesto, io so bene come uomo, cioè un uomo comunque non è che può pensare di essere desiderato semplicemente in quanto uomo, e neanche una donna può pensare di essere desiderata semplicemente in quanto donna, deve comunque aderire a dei cliché. Non si scampa. A me viene sempre in mente, lo cito sempre, anche troppe volte, ma mi viene sempre in mente la frase di Elisabetta Canalis, che sentì una volta una trasmissione televisiva in cui le dissero: ma lei che tipo di uomo vorrebbe? E lei disse: un uomo con i muscoli. E poi aggiunse: perché al cervello ci penso io. Allora, quello che voglio dire è che per un uomo non avere i muscoli, per esempio, non è una questione banale, è una questione seria. Un uomo che non è maschile in modo forte ha dei problemi col desiderio se è eterosessuale. A parte che ce l'hanno anche gli omosessuali per altri motivi. Quello che voglio dire è che con noi ci poniamo sempre questo problema e non potremo mai uscire da questa cosa. Perché il desiderio non è una roba, come dire, che riesce a smontare tutti i suoi elementi, anche biologici. Ma che fine ha fatto Elisabetta Canali? Io perciò la domanda più. Questa è una domanda interessante. Cioè, queste prescrizioni, non so quando riusciremo a demolirle, perché in parte, secondo me, appartengono a un sottofondo che è legato alla dimensione del desiderio. Cioè, il giorno in cui avremo creato l'androgeno puro, ipotesi che un certo tipo di femminismo a un certo punto un po' profilato, non ci sarà più un desiderio. Cioè, rendiamocene conto di questa cosa. Perché è così, cioè il desiderio si nutre di differenze e queste differenze in qualche modo devono essere stilizzate in una forma. Beh, ma se fossero differenze non legate al femminile e maschile, ma fossero però il femminile e il maschile sono dappertutto, non è che siano una cosa che noi abbiamo inventato solo per i sessi umani. Cioè femminile e maschile sono due dimensioni di resistenza, è lo yin e yang. Cioè è difficile prescindere dallo yin e yang nella vita di qualsiasi cosa. Sono termini che noi abbiamo adottato per descrivere due sfere dell'esperienza di qualunque cosa nella vita di questo nostro mondo. Il problema è il livello di performance, la performatività che deve assumere in generale l'essere umano. No, ma il punto non è raggiungere come dire, i requisiti minimi per superare la performance, no? per far fronte alla performance. Per far fronte al desiderio. Il desiderio, secondo me, è il nostro bisogno che qualcuno segui una nostra domanda profonda, no? Che è di solito la domanda di riconoscimento, di affetto, eccetera. Sì. Ora, questo desiderio nel maschio normalmente si modella verso un essere sessuato, di solito dell'altro sesso oppure dello stesso sesso. Nel momento in cui io mi situo dentro questo desiderio, la mia prima questione è come intercettare il desiderio dell'altro. E per intercettare il desiderio dell'altro devo andare a investigare qual è l'immaginario che lo anima. No, ma perché al di là di questo, cioè non si parla di legami qui, qual è l'interesse di questa relazione? L'interesse di avere, di consumare, fare sesso? Il desiderio di essere amati. Tu parli però di performance, di standard. Cioè, performance, essere cioè, amati. Allacciandomi a quello che hai detto tu, cioè hai detto che alla fine il ricercare il proprio desiderio innato, che già anche lì comunque, essendo per centro le donne, lo ricerchi un uomo muscoloso, comunque penso che in parte il desiderio proprio innato, anche quello sia un po' soffocato dalla società in cui viviamo, cioè sì. Quindi proprio quello innato prima che esca fuori, cioè soprattutto magari non quello esiste. Esatto, però già non so quanto poi riesca a essere veramente autentico, quando si raggiunga il vero desiderio autentico che abbia una persona.
rispetto a quello che è. No, no, ma infatti il problema è semplicemente spostare l'asse di quell'autenticità lì nel linguaggio condiviso, cioè il desiderio nasce dal cliché, dice Paolo, in qualche modo, perché hai detto un po' questo. Magari si può immaginare un mondo in cui invece il cliché sia di un altro tipo, un cliché che ci piace di più di questo. Ok, va bene, questo ad sì, esempio, però ci sarà sempre. Cioè voglio dire, secondo me oggi spesso le donne, questo lo dico da uomo e mi prendo questa responsabilità, perché in realtà poi io capisco. Non puoi fare diversamente, peraltro. No, però posso anche provare a farlo come fanno tanti uomini che fanno i finti femministi. No, però voglio dire, oggi gli uomini si trovano in una condizione difficile perché, secondo me, giustamente c'è una reazione, chiamiamola così, del femminile nei confronti del maschile, tale per cui sembra che il maschile, per poter soddisfare la domanda del femminile, e già è sempre stato difficile, oggi debba diventare tutto. Cioè, veramente, la debolezza dell'essere maschili, per un certo tipo di donna, è una cosa... è un peccato mortale, no? Sì. Ora il problema però è che è veramente difficile corrispondere a questo tipo di, come dire, di immagine, di immaginario che un certo tipo di femminile oggi chiede all'uomo, vero o no? Sì. Cioè paradossalmente, in fondo, l'uomo rimane più semplice da questo punto di vista, perché in fondo è confinato dentro un immaginario più prevedibile. Bisogna sublimare, non c'è soluzione. Cioè, oggi è veramente difficile avere delle coordinate per far incontrare i desideri.